Spostiamoci ancora più in avanti. Attiviamo un altro fotogramma per il punto di interesse per la posizione. Spostiamoci ancora più in avanti. E con questo strumento portiamo in avanti la videocamera, dando questo effetto di zoom. Adesso per creare il raggio creiamo una nuova tinta unita nera che chiamiamo raggio. Con le dimensioni della composizione e clicchiamo su ok. Creiamo un nuovo oggetto null andando sul livello nuovo oggetto null che chiamiamo cursore e applichiamo l'effetto controllo espressione, controllo cursore. Selezioniamo il livello raggio e applichiamo l'effetto genera raggio. Modifichiamo i valori del raggio portando la lunghezza a 100% e lo spessore finale a 400. Modifichiamo il colore interno con un arancione o un giallino chiaro, il colore a vostra scelta. Ora dobbiamo fare in modo che il raggio segua il movimento del testo. Per farlo facciamo Alt clic sul punto iniziale dell'effetto raggio e scriviamo su questa barra raggio spazio uguale spazio e con il selettore espressioni lo colleghiamo alla composizione 2D. Clicchiamo ok se riesce il messaggio. Aggiungete il punto e virgola alla fine. Andiamo a capo e scriviamo raggio.toComp, parentesi tonde, parentesi quadra, 960, virgola 500, virgola meno 700. Chiudiamo la parentesi quadra e quella tonda, mettiamo il punto e virgola e facciamo clic su un punto vuoto. Se vedete la punta del raggio dentro la composizione, dovete modificare l'ultimo valore, ovvero meno 700. Prima di modificare anche il punto finale del raggio, espandiamo il menu dell'oggetto null, aprendo l'effetto, il controllo cursore, fino a vedere l'effetto cursore. Facciamo Alt clic sul punto finale e anche qui scriviamo raggio spazio uguale spazio e con il selettore espressioni lo colleghiamo alla composizione 2D. Cliccate ok se riesce l'errore. Aggiungete il punto e virgola alla fine. Andate a capo e scrivete raggio.toComp parentesi tonda, parentesi quadra, con il selettore espressioni lo collegate all'effetto cursore dell'oggetto null, aggiungete virgola 500, virgola 0, chiudete la parentesi quadra e la parentesi tonda, punto e virgola e fate clic su un punto vuoto. Come vedrete ora il raggio seguirà i movimenti della videocamera. Ora
Per fare in modo che segua il testo, dobbiamo modificare il valore all'effetto cursore dell'oggetto null. Spostiamoci in questo punto del video, prima che si formi il testo, attiviamo un fotogramma per il cursore e modifichiamo il valore in modo tale da colpire la prima lettera. Nel mio caso 532, direi che va bene. Spostiamoci in avanti, nel punto in cui finisce di formarsi il testo, nel mio caso a 6 secondi, e spostiamo il cursore in quel punto. E vedremo che seguirà il testo. Ok, come metodo di fusione a raggio scegliamo luce lineare. Ora, per dare un effetto di comparsa al raggio, spostiamoci all'inizio, poco prima che il raggio colpisce il muro. Va bene qui. Attiviamo un fotogramma per la lunghezza, che riduciamo in modo tale da far vedere il raggio. Spostiamoci di 4 fotogrammi in avanti, cliccando Page Giù, e la portiamo a 100. Spostiamoci più in avanti nel video. In questo punto attiviamo un altro fotogramma per la lunghezza, spostiamoci di 4 fotogrammi in avanti e riduciamo la lunghezza del raggio in modo da non farlo vedere. Adesso, per dare un effetto di potenza al raggio, dobbiamo creare un nuovo oggetto null. Quindi andiamo sul livello Nuovo oggetto null, che chiamiamo Potenza. Clicchiamo su OK. E lo spostiamo in questo punto, quando il raggio colpisce il muro. A questo oggetto null applichiamo l'effetto Aftershake, che potete scaricare dal sito di Video Copilot. Applichiamolo all'oggetto null. Ora in questo punto del video, in cui il raggio colpisce il muro, dividiamo il livello della composizione 2D, quindi selezioniamolo. Andiamo su Modifica, Dividi livello e con la gerarchia colleghiamo la composizione 2D di sopra all'oggetto null potenza, che poi seguirà i suoi movimenti. Selezioniamo l'oggetto null potenza e attiviamo un fotogramma per Speed, Amount e Rotation e portiamo Speed a 10, Amount a 70 e Rotation a 25. Spostiamoci in avanti nel video, in questo punto, prima che sparisce il raggio, e portiamo tutti i valori all'oggetto
speed e mount rotation a 0. Clicchiamo U sull'oggetto null potenza in modo da vedere i fotogrammi che abbiamo creato ora. Selezioniamoli tutti e clicchiamo F9 per la regolazione automatica. Ora se vedete ancora il raggio qui, spostatevi sull'ultimo fotogramma del raggio e riducete ancora la lunghezza. Ora per dare un effetto sfocato, spostiamoci in questo punto del video. Selezioniamo la videocamera, premiamo due volte A per avere le opzioni, attiviamo la profondità di campo, attiviamo un fotogramma per distanza focale e la portiamo a 600, attiviamo un fotogramma per apertura e la portiamo a 100. Spostiamoci più in avanti, quando finisce il movimento della videocamera. Va bene qui. E portiamo la distanza focale a 1100. L'apertura a 135. Selezioniamo questi fotogrammi e clicchiamo F9 per la regolazione automatica. Per attivare la sfocatura, attiviamo questa icona alle composizioni 2D e al raggio e poi attiviamo questa. E con questo abbiamo finito. L'effetto finale sarà questo. Ok, grazie dell'attenzione, alla prossima guida.